Germana, che cos'è il coraggio? Il coraggio è qualcosa di grande, innanzitutto. La prima cosa che mi viene in mente del coraggio, il coraggio è la voglia di affrontare la vita, la voglia di prenderla in mano e la voglia di esplorarla. Abbiamo con noi oggi Germana De Ruvo. Attrice, storyteller, lavora in Italia, ma in questi ultimi tempi soprattutto all'estero. Siamo felici di averla con noi. Grazie. Grazie, grazie a te. Germana, intanto grazie per questa risposta. Volevo chiederti, visto che tu credo faccia spesso esperienza del coraggio, perché quando si entra in scena, penso che c'è sempre quel momento in cui devi fare quel passaggio dal tuo mondo al mondo a cui ti affacci, che sta aspettando di conoscerti e di sapere quello che hai da dire e da fare. E quindi ti chiedo, come vivi quel momento di trasformazione, di passaggio quando entri in scena? Il momento prima di entrare in scena, per noi artisti è un momento molto particolare perché è il momento in cui innanzitutto si pensa a tantissime cose. Stranamente, quel secondo prima di entrare in scena, un artista, un performer pensa a di tutto. Però in quel preciso istante, gli artisti hanno una tecnica, quella di respirare, quella di cercare di rilassarsi. E questa, secondo me, è la tecnica più importante per poi affrontare la performance nel migliore dei modi. Ed è anche il momento prima di entrare in scena, è anche un grande atto di coraggio, perché in quel preciso momento, quando tu entri sul palco e quindi stai di fronte a un pubblico, tu sei al centro, sei in quel momento davanti agli spettatori, davanti agli occhi di altre persone, e questo è un grande atto di coraggio, già questo. E l'arte in generale, secondo me, è un grande atto di coraggio, ma anche un atto è un grande dono che si fa, è un grande donare agli altri. Com'è che nella tua vita hai scelto di donarti in questo modo? Ho scelto di donarmi perché penso che ognuno di noi ha qualcosa da dare all'altro. Io sentivo il bisogno di donare emozioni e secondo me è questo che mi ha spinto tantissimo a fare quello che faccio. Ricordo ancora che quando avevo 18-19 anni e stavo finendo il liceo, sentivo dentro di me questa grande esigenza di dare un'emozione agli altri, di dare un qualcosa al prossimo, che sia una risata, che sia un pianto, o che sia la paura, qualunque emozione, perché penso che quando si riescono a esprimere e ricevere emozioni sia l'atto più bello di generosità che si possa fare. È bellissimo sentirtelo dire, si vede che lo comunichi pienamente, è proprio il tuo mestiere, hai seguito il tuo cuore e probabilmente anche sei stata aiutata a seguire questa passione. O è venuto tutto spontaneamente, senza sforzo? Di certo, per seguire questa passione, un po' questa passione è stata coltivata fin da piccola, perché l'ambiente in cui ho vissuto, soprattutto familiare, è un ambiente molto stimolante dal punto di vista artistico. Il mio papà, per esempio, è un grande amante di musica, di arte, di pittura, di arte con la maiuscola, di arte in generale. E fin da piccola sono stata stimolata ad ascoltare musica rock, musica classica. Fin da piccola mi portava nei musei a vedere un Leonardo da Vinci. Sono cresciuta in un ambiente artistico e io penso che questo, anche nell'età infantile, sia stato per me una grande fonte di ispirazione per quello che volevo intraprendere.
E tutto questo poi l'ho sentito ancora più forte negli anni del liceo, anni in cui c'è il passaggio dall'età infantile all'età adulta. E quel passaggio, ancora lo ricordo benissimo, per me era molto chiaro che volevo intraprendere, una strada che mi portasse a contatto con l'arte. Che cos'è l'arte per te? Come la, se dovessi definirla in poche parole, che diresti? L'arte per me è tutto ciò che può essere espresso, è tutto ciò che un essere umano può esprimere e può donare. Cosa ti emoziona di più nell'arte? Nell'arte mi emozionano i sentimenti, le emozioni, le profondità dell'animo che attraverso qualunque tipo di arte un artista può esprimere. Attraverso la pittura molti artisti hanno espresso anche la violenza, anche l'amore o l'odio. E attraverso la musica si può esprimere anche la gioia, la gratitudine. E attraverso l'arte si può esprimere tutto. Ecco. Qual è secondo me il vero senso e la vera magia poi dell'arte? L'arte per me è anche un modo per essere a contatto con l'altro e con la natura circostante, è un modo di entrare in contatto con la vita stessa. Può Quindi è una forma di meditazione in qualche modo. esserlo, secondo me, anche, certo, ha molto di spirituale l'arte anche, e questo lo credo fortemente. Senti Germana, quindi nella tua vita l'arte è un'esperienza fondamentale. Quando tu racconti le storie nel tuo mestiere, in qualche modo hai tante forme di ispirazione che poi comunichi agli altri e ti assicuri che arrivino nei cuori delle persone che ti stanno ascoltando. Ma qual è la cosa che più di tutte è importante per te quando racconti una storia? Quando racconto una storia, la cosa più importante per me è sapere che quella storia è una parte integrante del patrimonio umano. Quando ho iniziato a raccontare le storie, mi sono confrontata con il più grande patrimonio dell'umanità, che sono proprio le storie. Ecco, per me, quando si racconta una storia, si dona al pubblico un pezzetto della cultura dell'uomo e questo la considero una delle più grandi forme d'arte che possano esistere, una dei più grandi atti di generosità e di coraggio per ricollegarmi a tutto quello che abbiamo detto prima. Ecco, le storie per me sono questo. Cosa ti gratifica di più nel raccontarla? Nel raccontarla mi gratifica innanzitutto la libertà che c'è nel donare una storia che è stata raccontata anche da altre persone secoli prima, ma quello che mi gratifica di più è donarla secondo come la vedo io, attraverso le mie immagini, attraverso i miei punti di vista, i punti di vista dei personaggi, i punti di vista o attraverso il mio punto di vista, che è il punto di vista del narratore. E quello che mi gratifica di più è donare le mie immagini ad un pubblico e lasciare che il pubblico veda nella sua mente, nel suo immaginario, quello che vedo io. Quanto è importante l'immagine nella storia che racconti? Beh, l'immagine è tutto. Perché una storia ha una struttura, ma è fatta di immagini che si possono chiamare anche quadri. È come se avessimo una pellicola cinematografica e questa pellicola è fatta di immagini. Ecco, noi che raccontiamo storie, doniamo immagini. E quindi, che cosa consiglieresti a una mamma che si accinge a raccontare una storia ai suoi figli?
una mamma che si accinge a raccontare una storia ai suoi figli, suggerirei di continuarlo a fare per tutta la vita, affinché i figli possano crescere pieni di storie che loro poi a loro volta potranno raccontare ai figli e ai nipoti, perché le storie si tramandano. Ma quando tu stai per raccontare una storia e sai che quel giorno farai questo e che quindi incontrerai delle persone che vorranno ascoltarla, che saranno curiosi di sentire quello che hai da dire, è una preparazione a qualcosa che tu sai ti porterà in un altro stato? Entri in un'altra forma di coscienza quando racconti? Io penso proprio di sì, perlomeno questo è quello che sento io come artista, sia quando racconto storie, sia quando vado su un palcoscenico e recito una parte, o interpreto un personaggio. Questo è quello che io sento, entrare in un'altra coscienza o entrare in un altro stato. E voglio dire, siamo consapevoli di essere sempre sulla stessa terra. Però forse con un'altra consapevolezza, ecco. In fondo, quando sei lì di fronte al pubblico che ti ascolta e incontri i loro occhi, quello che tu fai è sì, reciti un copione, racconti qualcosa che già sai, però in fondo tu descrivi le immagini che vedi dentro, è giusto dire così? Beh, sì, è giusto anche. Per esempio, quando si interpreta un personaggio in uno spettacolo, una cosa molto importante da ricordare è sapere con quale storia hai a che fare, nel senso, quando una delle cose più importanti che ho imparato durante il mio percorso accademico, durante il mio percorso universitario, è stato imparare proprio questo, imparare a capire che davanti a te hai un personaggio di cui ti devi rivestire i panni e questo personaggio ha una vita, ha un vissuto, ha un passato, un presente e un futuro. E penso che questa sia la cosa più difficile per un attore, però anche la più interessante. Proprio è interessante entrare nel corpo di qualcun altro o nella vita di qualcun altro e rivestirmi i panni e interpretarli e lasciare che le emozioni vengano fuori. Ecco, questo secondo me è la parte più magica del teatro, del cinema e della televisione in generale, ma dell'arte della recitazione. Ecco. Certo, ti devi svestire completamente di te stessa per entrare in un nuovo personaggio. Non ci sei più, vive soltanto quel personaggio in quel momento. Certo, in quel momento è necessario che viva il personaggio in tutto e per tutto, perché è proprio questo il gioco dell'attore. Una parola che mi ha sempre affascinato, per esempio, nella lingua anglosassone è to play, che si usa per esprimere proprio il verbo recitare, to play, che significa poi giocare. Ed è questo secondo me l'importante, svestirsi dei propri panni, entrare e interpretare qualcun altro, ma ricordarsi che questo è anche un gioco, un bellissimo gioco di cui tu sei protagonista. Ti è capitato di avere molta paura qualche volta prima di raccontare una storia o durante la fase in cui la raccontavi? Beh, certo, la paura esiste, regna sovrana anche prima di una performance. La paura, sì, ho avuto paura tante volte, ma questo non mi ha mai impedito di poterla affrontare. Anzi, io penso che la paura vada presa e vada presa per mano quasi. La paura non deve sovrastare, la paura deve semmai accompagnare per poi andare via. Ecco. A me piace pensare alla paura come un qualcuno che si prende per mano e si invita ad uscire. Che bella immagine, molto bella, molto vivida. C'è una storia
tra tutte quelle che conosci e che racconti, che è particolarmente cara al tuo cuore? Beh, ce ne sono tante. Sicuramente di storie care al mio cuore ci sono tutte quelle che provengono dalla nostra cultura classica. Ecco, io fin da piccola sono stata sempre una grande amante di mitologia. Quando avevo anche 5 anni, mi piaceva tantissimo aprire i libri di mitologia classica per i bambini e esplorare le immagini, esplorare i vestiti, esplorare tutte le varie vignette. E questo è un mondo che mi ha sempre affascinato. E devo dire, ecco, la cultura classica è quella che mi ha sempre accompagnato, che mi ha accompagnato poi anche negli anni successivi del liceo, per esempio, quando ho iniziato a studiare i testi latini e greci. Ho rivissuto anche gli anni della mia infanzia e ogni volta che ero sui testi di latino e greco ricordavo i libri dove studiavo da bambina, dove leggevo da bambina tutte le varie storie dei vari eroi e dei vari dei. Ce n'è una che è piccola, che ti andrebbe di raccontarci, così un aneddoto, qualcosa che è Ma particolarmente guarda, significativo. io ti racconto questo. Quando ero all'asilo, ricordo che le nostre maestre stampavano dei piccoli riquadri di dei e dee da attaccare ai nostri armadietti. La dea che mi era capitata fu Persefone, ovvero la moglie di Ade e la dea dell'oltretomba, la dea degli inferi, la stessa Persefone che è figlia della dea Demetra, che un tempo viveva sulla terra e poi, rapita da Ade, dal dio Ade, scende negli inferi dove vi governerà per tutta la vita. Questa storia, che ci crediate o no, mi ha accompagnato per tutta la vita, perché quando poi mi sono ritrovata a fare questo mestiere, per puro caso, o forse per puro destino, ho dovuto varie volte ritirare fuori questa storia. E considerato anche il fatto che, per esempio, il melograno è per me uno dei frutti più buoni, uno dei frutti miei preferiti. E il melograno è una parte integrante anche di questa storia, perché attraverso il melograno viene sancito il destino di Persefone. Questa storia per me è stata molto importante, ha avuto una serie di coincidenze forti in tutta la mia vita. Mi ha accompagnato in tutti questi anni e ancora oggi me la ritrovo. E se Persefone fosse qui adesso, mentre noi parliamo, qual è il messaggio che darebbe all'umanità in questo momento? Il messaggio che darei all'umanità in questo momento, se Persefone fosse qui, è sicuramente quello di lasciare che la natura sia rigogliosa, ovvero lasciate che la vostra vita sia piena di frutti, lasciate crescere i frutti nella vostra vita e coltivate piccoli semi, lanciateli e fateli crescere. Fate crescere la vita che è in voi. Bellissima immagine, bellissima. Senti, raccontaci per concludere questo bellissimo momento che ci stai regalando con grande generosità, apertura di cuore, quello che ti auguri di poter realizzare nella tua vita, nel senso che se è vero che un po' i miti che noi adoriamo, che amiamo, un po' rappresentano anche per una certa misura il destino che noi scegliamo di vivere. Allora, qual è il mito che si trasforma in realtà, che è stato sogno e che oggi vuole esprimersi per te? Una domanda su cui dovrei pensare, però penso che tutti i miti abbiano un po' a che fare con la realtà moderna. Ecco, penso che il
i miti siano, nonostante siano antichissimi, siano anche molto contemporanei. Penso però che il mito più grande che in questo momento mi viene in mente forse è la Teogonia, ovvero l'inizio del tutto. Dal grande caos si genera il mondo, dal grande caos si genera la vita. Ecco, vorrei concludere forse con questa immagine, con l'inizio del tutto. dal caos, dal disordine e dal movimento si genera poi una grande vita e un grande mondo. Ecco, forse i tempi che stiamo vivendo adesso, dei tempi così particolari, siano forse un momento di trasformazione, un momento di transizione e di passaggio. Ecco, forse questo momento ci sta insegnando questo, dal mio punto di vista. Imparare a passare oltre, ecco, ad andare verso un altro tipo di futuro, un altro tipo di era. Ecco. Senti, e questo futuro, perché rispecchiasse un po' il tuo sentire, in proprio pochissime parole, quali valori dovrebbe contenere fondamentalmente? Questo futuro, secondo me, dovrebbe valere innanzitutto i valori di rispetto, rispetto per la natura che ci ospita, rispetto per la vita stessa. Rispetto e sicuramente generosità, e sicuramente anche fiducia. Germana, grazie, grazie per questi momenti bellissimi, preziosi, pregiati. Sono stato felice di ascoltarti, davvero. Mi hai emozionato più volte. Grazie mille, grazie a te davvero. E grazie a chi ha seguito questa intervista. Un bacio grande. Grazie, un bacio anche a te, grazie mille.